Ciao, sono Ombretta della Creativa Impertinente ed oggi vi voglio mostrare un piccolo lavoretto origami a tema autunnale. Infatti, come vedete, ho realizzato queste volpine con delle semplicissime pieghe e qualche piccola decorazione con i colori autunnali che sono bellissimi. Passiamo subito al materiale. Per realizzare queste volpine ci serviranno dei fogli di carta origami. Io in particolare sto utilizzando questa carta che vi ho recensito un po' di tempo fa. Sono fogli tutti in tinta unita e ho scelto tre colori autunnali. Ovviamente potete scegliere i colori che volete. E poi aggiungo degli occhietti, vedete, occhietti adesivi, dei tondini per il nasino, dei tondini di cartoncino nero che ho ritagliato da questo cartoncino nero per fare il nasino insieme a quello bianco per fare gli occhietti, perché posso non avere appunto gli occhietti adesivi che vi propongo qui, che sono sempre questi, oppure anche quelli adesivi che vi ho fatto già vedere, che abbiamo già utilizzato in altre situazioni. Questo foglio di occhietti l'ho trovato dentro a una collezione di carta origami che avevo acquistato tempo fa e ve ne ho fatto una recensione anche di questo. Quindi gli occhietti adesivi, come vi ho detto, se ce li avete e li volete utilizzare, sono molto carini. E in più colla vinilica, se non utilizzate cose adesive, e forbici ci possono sempre essere utili. Passiamo subito al tutorial. Dei tre fogli io provo ad utilizzarne uno, facciamo l'arancione. Cerchiamo di tracciare la diagonale, quindi facciamo combaciare questo punto con questo qui e segniamo la nostra linea. Poi dividiamo ancora a metà, quindi facciamo combaciare questo punto qui con quello che sta esattamente dalla parte opposta e quindi andremo a segnare questa linea qui. Apriamo quindi la piega che abbiamo appena fatto e facciamo un'altra piega, facciamo, vedete qui, se questa parte si apre, no? Allora facciamo combaciare questo lato con la piega centrale. Facciamo combaciare questa piega. Tiriamo fino in fondo. E la stessa cosa la facciamo da quest'altra parte, anche da quest'altro lato, vedete che si apre. Facciamo combaciare questo lato qui con la piega centrale e tiriamo la piega all'interno. Prendiamo il nostro nasino, che è un pallino, io l'ho fatto da 1,5 cm. Mettiamo un po' di vinavil e incolliamo e lasciamo asciugare. Prendiamo quindi i nostri occhietti, questi sono adesivi. Togliamo la pellicola e le andiamo ad incollare in questo punto qui, più o meno. Stessa cosa con l'altro. Ed ecco qui, la nostra volpetta è stata fatta. Insieme alla volpetta arancione ne ho realizzata anche una con il foglio marrone e un'altra con il foglio giallo. E adesso andiamo a fare le ultime rifiniture. Allora, per la marrone prendiamo degli occhietti, sempre da questo foglio qui, di cui ho parlato poco fa, e li andiamo a posizionare più o meno in questo punto, ovviamente sia a destra che a sinistra. Per quella gialla, allora, io potrei utilizzare anche un pennarello e realizzarle a mano, però visto che ho gli adesivi voglio utilizzare questi qui. Voglio utilizzare questa forma di occhietto chiuso, quindi la linea, diciamo, nera si può fare veramente anche con il pennarello. E la posiziono esattamente qui e uno qui ed ecco qui le nostre volpette. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, cliccate su mi piace e fatemi sapere qui sotto se l'avete fatto, se lo avete provato, se lo avete fatto fare ai vostri bambini. Insomma, fatemi sapere notizie e commenti vari anche sui materiali utilizzati. Se vi volete iscrivere al canale, volete seguire i prossimi filmati, cliccate su iscriviti e sulla campanellina e verrete avvisati ad ogni nuova uscita. Io intanto vi ringrazio e vi saluto. Ciao! Ciao!